Viviamo tutti i giorni immersi nelle relazioni. Sono relazioni a volte molto strette. Abbiamo dei partner. Possono essere partner, cioè persone che parteggiano con noi un pezzo di cammino a proposito della vita affettiva, a proposito della vita lavorativa, a proposito del gioco di squadra. Succede che nei rapporti con queste persone con cui siamo strettamente legati, a volte ci siano delle tensioni. A volte ci viene da criticare il partner, perché, secondo noi, non si sta comportando come dovrebbe. Non ha fatto la cosa giusta, noi ci aspettavamo un certo risultato e la colpa è del partner, perché non ha rispettato l'accordo. Prima di lanciarti contro il partner, che forse effettivamente non ha rispettato l'accordo, vi siete spiegati male o non ha i presupposti per capire come gestire l'accordo, prima di scagliarti contro il partner, magari con parole che lo possono ferire, considera un fatto. Considera tutto quello che funziona nel tuo rapporto con il partner. Può essere la persona che vive con te, può essere il tuo socio d'affari, può essere la tua squadra in quei giochi. Ciascuno ti dà qualche cosa di importante. Viviamo in mezzo alle relazioni. Quindi anche se hai una brutta giornata in cui ti capita un contrattempo e poi un altro contrattempo e poi la cattiva notizia, anche se ci sono tre eventi molto stressanti, la maggior parte delle relazioni con gli altri è buona. La maggior parte delle cose che tu utilizzi sono funzionanti perché qualcuno le sta facendo funzionare. Se tu riconosci questo, se tu porti l'attenzione su ciò che è evidente, cioè la maggior parte delle cose funzionano, allora cambia il tuo atteggiamento. Diventi più calmo. E quando noti che il tuo partner sbaglia qualche cosa, sapendo che essenzialmente fa le cose per bene, sei più calmo e sei più motivato a spiegare il tuo punto di vista con serenità. Diventi meno tagliente quando esponi il tuo punto di vista e magari ti rendi conto che sei tu che stai sbagliando. Magari sei tu quello che non ha capito la cosa da fare. Ad ogni modo, non è un problema. L'importante è un atteggiamento costruttivo. Quindi, prima di lanciarti in una serie di critiche per quello che avrebbe sbagliato il tuo partner, prendi in considerazione l'eventualità che forse c'è qualcosa che si può capire, si può fare meglio e prendi in considerazione la certezza che la maggior parte delle cose che fai tu insieme con il tuo partner funziona. Ed è su quella base di certezza, su quella base di funzionalità evidente che tu devi creare e mantenere degli ottimi rapporti con i tuoi partner.